Ciao ragazzi e benvenuti alla nostra scuola TV. Oggi il tema è caldissimo perché parleremo di maturità e di come prepararsi ad affrontare l'esame. E partiamo subito dall'argomento più gettonato, ovvero il tuo esame. Serena, cosa uscirà alla prima prova di italiano? Allora, innanzitutto Daniele, io ti dico che è impossibile sapere che cosa uscirà alla prima prova di italiano prima della mattina del 20 giugno, però possiamo provare a fare qualche pronostico, insomma, un vero e proprio totesame, basandoci un pochino su delle ricorrenze o degli anniversari oppure sull'attualità. Vi ricordiamo che per quanto riguarda l'attualità non è l'attualità più stretta perché le tracce vengono fatte a partire dall'inizio dell'anno, quindi tanto per dire non mi potrà mai capitare una traccia sul terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna, però per esempio può capitarvi qualcosa sulle catastrofi naturali come quella che ha colpito il Giappone. Oppure per esempio riguardo alle ricorrenze, questo è il centenario della morte di Giovanni Pascoli, quindi per quanto riguarda l'analisi del testo può capitarvi benissimo un'analisi di una poesia di Giovanni Pascoli. Vi ricordiamo che il ministro dell'istruzione Profumo ha dato particolare importanza a Primo Levi, quindi potrebbe uscire anche qualcosa che riguarda Primo Levi. Sì, e non bisogna pensare ma è uscito solo un paio d'anni fa, perché anche Dante è uscito nel 2005 e nel 2007, quindi attenzione, potrebbe esserci. Serena, quindi andando nel pratico, quali sono i temi d'attualità e le ricorrenze che potrebbero capitare nei saggi brevi o nei temi storici? Per esempio l'entrata dell'euro, perché questi sono i 10 anni dall'entrata dell'euro, oppure i cent'anni dal suffragio universale maschile. E ancora qualcosa sull'acqua, perché il 22 marzo è stato il World Water Day, oppure sull'energia sostenibile, perché questo è stato l'anno dell'energia sostenibile per tutti. Quindi sono tantissimi veramente i temi che potrebbero capitare alla maturità. Ma Daniele, è possibile conoscerli davvero in anticipo? No, non è possibile. Sebbene il 40% degli studenti crede che le informazioni che circolano su internet il giorno prima siano attendibili, in realtà non è possibile saperlo. Ad esempio, l'anno scorso e due anni fa sono girate delle bufale, quindi delle tracce, finte tracce ministeriali su D'Annunzio e Pascoli, che poi, come sapete, non sono mai usciti nella storia, almeno fino adesso. Quindi ecco, non credete alle informazioni messe ad arte da alcuni siti sulle possibili tracce che usciranno il giorno successivo, perché sono assolutamente false. E qualora fossero vere, l'esame verrebbe invalidato, perché appunto sarebbero state rivelate le tracce prima del tempo. Se fate delle ricerche in internet vi accorgerete che le bufale del giorno prima sono state smentite sempre il giorno successivo. Ma Serena, a proposito comunque di bufale, poi a un certo punto arriva la prima prova. Ecco, quali consigli vogliamo dare agli studenti che devono affrontare la prima prova di italiano? Innanzitutto di utilizzare bene tutto il tempo che avete a disposizione, perché vi ricordiamo che avete 6 ore per svolgere la vostra prima prova, e quindi di usare veramente tutto il tempo che vi serve, perché non è una gara a chi finisce prima. Quindi leggetevi tutto quello che avete da leggere, scegliete bene con attenzione la tipologia da sviluppare. Noi vi consigliamo sempre il saggio breve perché è un po' più semplice, però insomma scegliete quello per cui siete più portati, sviluppate una scaletta degli argomenti da trattare, oppure fate un brainstorming delle idee, insomma, e poi rileggete quello che avete scritto. È molto importante in questi casi anche l'alimentazione durante l'esame, vero Daniele? Sì, assolutamente, quindi è importante bere almeno un bicchiere ogni ora d'acqua, e poi soprattutto una buona colazione a base di carboidrati, perché i carboidrati aiutano a controllare i livelli di stress, quindi magari del buon latte unito a una fetta di pane o con marmellata o con Nutella, oppure magari una fetta biscottata con gli stessi ingredienti, oppure magari dei biscotti a base di cereali o di latte. Questo sicuramente aiuta nella prima colazione. E poi bisogna ogni 2 ore fare un reintegro, quindi con dei cibi che siano molto veloci da assimilare, quindi ad alta densità energetica ma nel contempo a bassa consistenza meccanica. Quindi ad esempio un panino, oltre che ti sporchi le mani, si sporca tutto il compito, comunque si assimila molto lentamente pur avendo i giusti nutrienti. Quindi magari uno snack a base di cereali, uno snack a base di latte può essere utile, come pure il caffè. Però ecco, non abusarne, massimo 3 o 4, perché dopo poi l'effetto svanisce. Con tutti questi consigli il vostro cervello sarà sempre pronto e reattivo e riuscirà a sostenere una prova che appunto ha una durata di 6 ore. Bene, io direi che con questa puntata è tutto, insomma non ci resta che dare appuntamento ai maturandi per la maturità per il 20 giugno, ma vi ricordiamo che noi a partire dal 19 seguiremo tutti i maturandi con la nostra notte prima degli esami, una notte bianca sul web aspettando la maturità dalle 21 del 19 giugno fino alle 8 del 20 giugno. Ciao ragazzi!